Benvenuti in questo nuovo video tutorial. Mostrerò come realizzare questa larga e comodissima, leggerissima maglia top down che io ho deciso di chiamare maglia Gemma. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato un nuovissimo filato della Mistrico Filati che si chiama Miami Lux. Ragazze, io l'ho adorato. Per chi mi segue da molti anni, questo filato mi ricorda tantissimo un'altra cake con cui ho realizzato molti modelli molti tanti anni fa, tra cui uno molto simile a questo, ma ne parliamo dopo. Per quanto riguarda il Miami Lux, io ho scelto il colore verde, che è il numero 05, e al suo interno ha il lamé e queste bellissime sfumature di verde. Ogni gomitolo è da 150 grammi, misura 560 metri ed è 97% cotone e 3% Lux. Mi raccomando, in descrizione come sempre vi lascio il link al sito incentrato con i filati. Per adesso di verde troverete un solo altro gomitolo, ma in settimana verrà riassortito, così come anche altri colori. E vi ricordo che ce ne sono tantissimi, uno più bello dell'altro. Io adoro anche lo sfumato dell'oceano, lo sfumato viola, lo sfumato rosa, e dovrebbero arrivare sempre in settimana altri due nuovi colori. Comunque, per poter realizzare questa maglia, che è una taglia S, ma come potete vedere mi va bella larga, io ho utilizzato una sola cake lavorandola con l'uncinetto in numero 3. Per una taglia M, se la fate un po' più stretta, va bene anche a voi un solo gomitolo della cake, mentre per quanto riguarda una taglia L vi occorrono due cake. Se invece volete fare una versione a vestito, quindi anche più lunga, perché come vedete a me non va lunghissima, ma è perfetta sopra i pantaloni e i pantaloncini che si portano ultimamente, che sono a vita alta. Comunque, se volete farla più lunga o una versione a vestito, vi consiglio due cake, sia che siate una taglia S, una taglia M o una taglia L. Per quanto riguarda la lavorazione, mi avvicino così la potete vedere bene. Chi mi segue da tanti anni l'avrà riconosciuta, è molto simile alla lavorazione che abbiamo fatto per la maglia Gocce di Mare, che so che avete adorato e so che alcune di voi l'hanno fatta anche in questo periodo. Questa volta ho optato sempre per lo stesso goccia, diciamo motivo a goccia qui nelle parti più forate, ma nelle parti più chiuse, invece di andare a lavorare delle maglie alte, sono andata a lavorare dei ventagli. E la lavorazione permette alla maglia non solo di venirla bella larga e di fare comunque ulteriori aumenti se uno la vuole o ancora più larga, ma è molto leggera e veramente bellissima, mi piace tantissimo. Ho sempre adorato la maglia Gocce di Mare, ho sempre avuto intenzione di rifarla, però poi mi sono detta no, devo rifarla ma modificando qualcosa, ed è qui che è nata l'idea di fare dei ventagli a posto delle strisce di maglie alte. Detto ciò, la lavorazione quindi vi posso assicurare che è molto semplice, come vi ho detto si possono fare ulteriori aumenti, quindi la potete fare anche molto più larga, quindi qua magari la fate stretta e poi vi andate a allargare se la volete fare a versione vestito. E come sempre vi ricordo che se decidete di realizzare questa maglia potete poi taggarmi su Facebook, dove mi trovate sia come Uncentando con Elsa che nel gruppo La Libertà di Uncentare e Sferzare, mentre su Instagram mi trovate sempre come Elsa Faccio, come Uncentando con i Filati. E noi ci vediamo qua al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia top down, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea Miami Lux. Il colore che ho scelto io è lo 05, che è questo bellissimo colore sfumato del verde. Lavoreremo in top down con l'uncinetto del numero 3. Io ho montato 125 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su multiplo di 5, quindi mi raccomando, chi vuole uno scollo più grande, anche se io dico sempre che se siete una taglia M è inutile fare o mettere più catenelle, ma andare a fare più giri, però se volete lo scollo più grande tenete presente appunto che dovete andare a aumentare sempre di 5, 10, 15, 20, 25 catenelle, ossia ogni volta 5 catenelle che sono il nostro multiplo. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1 2 3. Prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare altre due maglie alte, 1 2, catenella di separazione, salto 4 catenelle, ricomincio da capo, quindi entro nella quinta e vado a fare 2 maglie alte, 1 e rientro 2, catenella di separazione, prendo il filo, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2,
Catenella di separazione, salto 4 catenelle, ricomincio da capo, quindi 1, 2, 3, 4, entro nella quinta e di nuovo vado a fare 2 maglie alte, una e rientro 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una e 2. Catenella di separazione, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio primo giro. Sto terminando il mio primo giro, ho fatto la catenella finale, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Con delle maglie bassissime mi porto dove ho l'archetto di una catenella del nostro ventaglio. E vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Quindi una, due, tre. Prendo il filo, rientro un'altra maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo e di nuovo 2 maglie alte. Una e due. 2 catenelle, 1 e 2. Vado dove ho la catenella di separazione e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo, quindi vado nell'archetto del ventaglio e realizzo 2 maglie alte, una, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una, 2, 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho l'archetto di una catenella e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo, quindi entro dove ho l'archetto del ventaglio e vado a fare 2 maglie alte, una, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una, 2, 2 catenelle, 1, 2, vado dove ho la catenella di separazione dei ventagli e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto terminando anche il secondo giro, vado a fare, dopo aver fatto le 2 catenelle, vado a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella. Terzo giro con delle maglie bassissime mi porto all'interno del mio archetto del ventaglio e di nuovo da fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Entro dentro e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, rientro nell'archetto e vado a fare altre 2 maglie alte. Una, due. 3 catenelle, una, due, tre. Vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, una, due, tre. Vado nell'archetto successivo di 2 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi vado nell'archetto del ventaglio e realizzo il mio ventaglio. 2 maglie alte, una, 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una, 2. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado nell'archetto successivo di 2 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi vado nell'archetto del ventaglio e realizzo il mio ventaglio. 2 maglie alte, una, 2. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro altre 2 maglie alte, una, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro.
Sto terminando anche il terzo giro, ho fatto le 3 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Quarto giro con delle maglie bassissime mi porto all'interno dell'archetto di una catenella e vado a fare il mio solito ventaglio, quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una e 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nel secondo archetto di vado nel secondo archetto di 3 catenelle, quindi salto il primo, entro nel secondo e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo, vado nell'archetto del ventaglio successivo e vado a fare il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, entro nel secondo archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo, entro nell'archetto del ventaglio e vado a fare 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, entro nell'archetto del secondo di 3 catenelle e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quarto giro. Sto terminando anche il quarto giro, ho fatto le 3 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Con una maglia bassissima mi porto all'interno dell'archetto del ventaglietto e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro dentro un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo e ricomincio da capo, quindi vado nell'archetto del ventaglio e vado a fare 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, 1, 2, vado nel primo archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, 1, 2, ricomincio da capo, facciamo un'ultima volta insieme, scusatemi, devo tirare un po' di filo, vado nell'archetto e vado a fare 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, 1, 2, vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa, 5, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 2 catenelle, 1, 2, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quinto giro. Sto terminando il mio quinto giro, ho fatto le 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e faccio la maglia bassissima. Come vedete il lavoro non è ancora ben lineare, è ancora un po' arricciato, quindi io continuo a non fare aumenti e li faremo nel giro successivo. Quindi adesso andiamo a fare il nostro sesto giro, con delle maglie bassissime andiamo dove abbiamo l'archetto di una catenella e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro, altre 2 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, andiamo dove abbiamo l'archetto di 3 catenelle, quello centrale, facciamo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricominciamo da capo, quindi andiamo nell'archetto del ventaglio, andiamo a fare le nostre 2 maglie alte, 1, 2,
Catenella di separazione, rientriamo altre 2 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, andiamo nell'archetto di 3 catenelle, quello centrale tra le maglie basse, e facciamo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, e ricominciamo da capo. Andiamo a fare questo per tutto il nostro sesto giro. Sto terminando anche il mio sesto giro, ho fatto le 3 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Settimo giro con delle maglie bassissime, mi porto all'interno dell'archetto di 3 catenelle e vado a fare all'interno di una catena, scusate, e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1 2 3, prendo il filo, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, rientro altre 2 maglie alte, 1 2, catenella di separazione, prendo il filo, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, 1 e 2, entro nel primo archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, vado nell'archetto successivo di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Quindi entro nell'archetto di una catenella, realizzo 2 maglie alte, 1 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 2, 2 catenelle, 1 2, vado nell'archetto di 3 catenelle e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, archetto successivo maglia bassa, 2 catenelle, 1 2, ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme, entro nell'archetto di una catenella e realizzo 2 maglie alte, 1 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 2, catenella di separazione, altri rientro, altre 2 maglie alte, 1 2, 2 catenelle, 1 2, vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, archetto successivo maglia bassa, 2 catenelle, 1 2, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio settimo giro. Sto terminando anche il mio settimo giro, ho fatto le 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Ottavo giro con delle maglie bassissime, mi porta all'interno del primo archetto di una catenella e vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro dentro e vado a fare un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientro dentro e vado a fare 2 maglie alte, 1 2, e ho fatto quindi il mio primo ventaglio. Vado nell'archetto successivo e vado a fare di nuovo un ventaglio, quindi 2 maglie alte, 1 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 2, 3 catenelle, 1 2 3, vado nell'archetto di 3 catenelle e vado a realizzare una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, e ricomincio da capo. Quindi vado nel primo archetto di una catenella e vado a fare il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, 1 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 2, prendo il filo, vado nell'archetto successivo e di nuovo ventaglio, quindi 2 maglie alte, 1 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 2, 3 catenelle, 1 2 3, vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, e ricomincio da capo.
Facciamola l'ultima volta insieme. Vado nel primo archetto di una catenella e realizzo 2 maglie alte. 1, 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte. 1, 2. Prendo il filo, vado nell'archetto successivo e di nuovo 2 maglie alte. 1, 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte. 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio ottavo giro. Sto terminando anche il mio ottavo giro, ho fatto le 3 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare il mio nono giro. Tenete presente che l'ottavo giro e il nono giro sono i giri che poi andremo sempre a ripetere fino a mettere i marcatori, perché io non devo fare più alcun aumenti. Se dovete fare degli aumenti però naturalmente vi spiegherò come. Allora, quindi andiamo a fare il nostro nono giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono, cioè andiamo a fare delle maglie bassissime fino ad arrivare dove abbiamo il primo archetto del primo ventaglio e andiamo a fare il nostro ventaglio, quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro dentro un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2. Prendo il filo, vado direttamente nell'archetto del ventaglio successivo e vado a fare il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, 1 e 2, vado nel primo archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, 1, 2, e ricomincio da capo, quindi vado nell'archetto del ventaglio e realizzo 3 maglie, 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, prendo il filo, vado nel ventaglietto successivo e di nuovo da fare il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo, un'ultima volta insieme. Quindi vado nell'archetto del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, ventaglio successivo, 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo, quindi devo fare questo per tutto il mio nono giro. Sto terminando anche il nono giro, ho fatto le 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Come vi ho detto, adesso noi andremo a ripetere sempre l'ottavo e il nono giro fino a dover mettere i marcatori. Per chi deve fare degli aumenti può fare questa maniera: tra i 2 ventagli va a mettere una catenella o 2 o anche 3 a seconda di quanto deve allargare, però mi raccomando, fate una catenella in più ogni giro, quindi se dovete allargare adesso fate un ventaglio, catenella, ventaglio, al giro successivo se dovete aumentare ancora fate ventaglio, 2 catenelle, ventaglio. Quindi questo è il modo di allargare. Noi adesso andiamo a rifare un attimo, come vi ho detto, l'ottavo giro, quindi io vado a fare delle maglie bassissime all'interno dell'archetto di una catenella e vado a fare il mio ventaglio, quindi 3 catenelle, rientro maglia alta, catenella di separazione e rientro altre 2 maglie alte,
vado nell'archetto del ventaglio successivo e di nuovo il mio ventaglio, quindi 2 catenelle, 2 maglie alte, 1, 2 catenella, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2 e 3, vado nell'archetto di 3 catenelle e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi vedete, sto ripetendo l'ottavo giro. Io adesso ripeterò l'ottavo e il nono giro. Cerco di sistemare un po' per farvi vedere come sta venendo la lavorazione. Eccomi. Dicevo, continuo a lavorare questi giri fino a mettere i marcatori. Secondo me dovrò ripetere fino ad arrivare al massimo tra il dodicesimo e il quattordicesimo giro. Vi farò vedere come mettere i marcatori e come continuare poi a fare la nostra lavorazione, quindi soltanto per il corpo. E vi ricordo, se dovete andare a fare degli aumenti, aumentate le catenelle qui di separazione. Allora, io ho terminato la lavorazione e ho messo i miei marcatori. Ho ripetuto il giro per un totale di 12 volte, quindi dall'inizio alla fine mi sono fermata a 12 giri e sono andata a mettere i marcatori. Per mettere i marcatori, io sono andata a contare le mie strisce di ventagli e con strisce di ventagli intendo qui dove ne avete 2, 2, 2 in questa maniera, però contandoli come uno, quindi 1, 2, 3. Ne ho un totale di 25 e ho diviso in questa maniera. Ne ho messi 5 liberi sulla manica. 5 liberi da quest'altra manica, 6 liberi avanti, 7 scusate, 5 liberi dietro e ne ho usato i due qui, ne vedete, ne ho due, uno avanti e uno dietro per mettere i miei marcatori. Quindi ripeto, 5 liberi per le maniche, 6 avanti liberi, 7 avanti, 5, perché dico 5 liberi dietro e i due qui, uno avanti e uno dietro, ho messo i marcatori. I marcatori li ho messo tra le due maglie, tra i due ventagli. Naturalmente, per le taglie più grandi dovete andare a mettere più ventagli al centro, non alle maniche, perché comunque le maniche a me sono belle ondulate, quindi se a voi sono un po' meno ondulate non è un problema. Mi raccomando, però dovete andare ad aumentare i ventagli avanti e i ventagli dietro. Secondo me un ventaglio avanti per una M è bassa e anche un ventaglio dietro, mentre per una taglia L dovete andare a mettere almeno due ventagli, e io con due ventagli intendo sempre questo, striscia, due ventagli avanti e due dietro. Detto ciò, adesso vi faccio vedere come fare la lavorazione senza per passare davanti al dietro. Come potete vedere, io il mio inizio giro l'ho messo già quasi vicino al marcatore, in realtà dove ho il marcatore, quindi io qui ho i miei 5 strisce di ventagli liberi, 1, 2, 3, 4 e 5, e qui invece dove sono andata a mettere il mio marcatore tra i due ventagli, vedete qui e dietro. Quindi andiamo subito a fare il passaggio. Con delle maglie bassissime ci portiamo all'interno dell'archetto del ventaglio e andiamo a fare il nostro ventaglio, quindi 3 catenelle che sono la prima maglia alta, rientriamo un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte. Prendo il filo e vado direttamente dietro. Vedete? Qui ho il mio marcatore, quindi la mia maglia, la mia manica, quindi vado qui e vado a fare di nuovo il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione e rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2. E poi procedo con il mio giro. Io, avendo fatto il dodicesimo giro, questo è il tredicesimo, adesso devo andare a fare come sempre 2 catenelle, entro nell'archetto, maglia bassa, 3 catenelle, 2, 3, entro nell'archetto successivo, maglia bassa, 2 catenelle e vado a lavorare normalmente il mio ventaglio fino ad arrivare al e continuo la lavorazione fino ad arrivare al marcatore successivo e vi faccio vedere di nuovo come passare dalla parte dietro alla parte avanti. Quindi continuo per adesso a lavorare normalmente. Naturalmente, chi ha fatto delle catenelle di separazione, quindi per allargare ulteriormente la lavorazione, quando va a fare a mettere qui il marcatore e tipo qui, quindi di separazione, c'ha 2, 3, 4 catenelle, quando va a fare il ventaglio, ripete lo stesso numero di catenelle di separazione che ha. Quindi se ne ha una catenella, fa una catenella, se ne ha due, ne fa due, se ne ha tre, ne fa tre. L'importante è che mantenete la stessa distanza di questi ventagli da quelli che avete qui dove lavorate normalmente.
Sono arrivata al mio secondo marcatore e quindi vado a fare la stessa cosa di prima. Vado nel primo ventaglio e vado a fare il mio ventaglio. Quindi 2 maglie alte, 1 e 2. Catenella di separazione, rientro, altre 2 maglie alte, 1, 2. Prendo il filo, vado direttamente nel ventaglio della parte avanti, saltando quindi tutta la manica. E mi raccomando, chi invece qui c'ha delle catenelle di separazione, vado a fare prima le catenelle di separazione e poi il nostro ventaglio. Quindi 2 maglie alte, 1 e 2. Catenella di separazione, rientro, altre 2 maglie alte, 1 e 2. E continuo normalmente, quindi 2 catenelle, vado dove ho le 3 catenelle e vado a fare una maglia bassa. Posso togliere quindi anche questo marcatore e liberare così il mio scalfo. Per una manica, sapete che io mi piacciono di più queste maglie un po' ondulate per l'effetto che fa per le maglie estive. Quindi continuiamo in questa maniera. Io adesso continuerò a lavorare normalmente i miei giri. Non credo che dovrò fare degli aumenti, ma in caso dovrò fare degli aumenti, come vi ho detto, non si fa altro che andare a fare catenelle di separazione. Qui mi raccomando, non andate ad allargare troppo, perché allora, io ho terminato la mia maglia e ho realizzato dallo scalfo fino a giù 16 volte il motivo, ripetendo quindi 2 giri, e ho terminato tutto il gomitolone di Miami Lux. Non ho fatto alcun tipo di aumento, vedete, la lavorazione è andata giù lineare, però mi raccomando, per chi dovesse fare degli aumenti, vi ricordo sempre di andare ad aumentare e di fare, perché io qua tra i ventagli non ho fatto catene di separazione, ma chi deve aumentare può mettere, fare le catene di separazione tra le strisce dei ventagli, quindi tra i 2 ventagli aumenta le catenelle, per il modo per poter allargare la lavorazione. Non farò alcun tipo di bordino, quindi la mia maglia è terminata.